Siamo nella nuova casa dell'Academy di Sipio, siamo a Moncalieri. Allora, siamo alla Combat Sport di Moncalieri, Corso Trieste 35. una bellissima palestra, dotata ovviamente di regolamentare, sacchi. Allora, Dino, parliamo dell'attività FIMTE e soprattutto Sì. sono venuti in casa tua a vedere durante una Allora, fase di allenamento. l'attività FIMT quest'anno è esplosa perché siamo di fronte a degli appuntamenti. Abbiamo fatto dei bellissimi galà, abbiamo partecipato anche a dei fantastici eventi internazionali. E adesso, fra 10 giorni, la nazionale FIMT parte per la Malesia a disputare i campionati mondiali di Muay Thai sotto il massimo esponente come sigla internazionale che è l'IFMA. Senti, Abbiamo la fortuna di avere qua in palestra un rappresentante della nazionale FIMT, Amir Emanuele Wissad, ai limiti dei chilogrammi 60, rappresenterà l'Italia ai mondiali. è appena finito un corso, c'avevi più di 30 persone, adesso ne è iniziato un Sì. altro. Sta andando molto bene la Muay Thai a Torino. Sì, fortunatamente c'è una risposta veramente molto positiva, sta crescendo anche molto l'attività agonistica a tutti i livelli, dal light, classe C, classe B, iniziamo ad avere anche due o tre ragazzi che combattono a livello internazionale. Direi che non ci possiamo veramente lamentare, sulle ali di questo entusiasmo continuiamo a coltivare ancora più lavoro, Senti, continuiamo. dopo Sì. anni di sacrifici per promuovere la Muay Thai, il sport da combattimento, finalmente c'è una bellissima risposta sia a livello quantitativo che qualitativo. Sì. Tra l'altro, tu hai dei ragazzi promettenti, per cui una ragazza che adesso devono vedere allenamento ai pari. Sì, già da Nicosia, una ragazza che nonostante non abbia moltissimi match, si è subito messa in evidenza. Dietro questo sorriso da Pokémon c'è una guerriera che sul ring non la manda a dire a nessuno. Allora, Il già carattere non gli da manca, via. quanto tempo ti stai allenando? Da un annetto buono, tra alti e bassi un paio di anni, però più costantemente da un Senti, si annetto. vedono già i primi risultati. Sì, abbiamo tre incontri, due vittorie, un pareggio, ma adesso la strada è ancora lunga. Senti, ma che emozione si prova a combattere e salire sul È ring? indescrivibile, ci sali e capisci. Senti, ma come mai hai deciso di praticare sport da combattimento? Perché se tutti vanno da una parte tu vai dall'altra, è una cosa diversa, divertente, ti distingue ed è emozionante la competizione, mettersi in gioco e superare i propri limiti. Senti, oltre, dicono gli sport da combattimento, oltre che a scaricare la tensione, rafforzi il carattere e aumenti l'autostima, è Sì, ti aiuta proprio a livello, diciamo. Beh, direi che nel caso di Giada, più che rafforza il carattere, attiene un po' questa carica caratteriale, che lei è un maschiaccio, è un maschiaccio così, dietro Non è molto d'accordo. dietro questo sorriso da Pokémon c'è un maschiaccio. Però, va bene. Senti, adesso andiamo a vedere l'allenamento di Pau. Va bene.